Ciao, benvenuti nel mio canale, un like se vi piace il video, iscrivetevi al canale e attenzione, occhio alle truffe, guardate il video. Allora, cosa mi è successo? Ho messo in vendita questo cappotto di lana con il collo di pelliccia a 100 euro su Subito. E mi ha contattato una ragazza, Giorgia, che mi dice: guarda, mi piace quel cappotto, mi interessa, lo vorrei comprare. Ok, dico io, va bene. E lei mi dice: allora, domani ti faccio il pagamento. Sì, gli ho detto, me lo fai sulla Postpay, sulla PayPal. E lei mi dice: cos'è la PayPal? È un conto online. Ah, mi fa: no, perché guarda, io con i conti ho un conto particolare, devi andare tu allo sportello del bancomat, ho dei codici da inserire, ti dico i codici, tu inserisci i codici che ti dico e ti arriva il pagamento in automatico nella tua carta. Mi arriva il pagamento con il codice nella mia carta. Ma al che gli dico: ma io non ho mai sentito di questi pagamenti. E lei mi dice: ma tu hai la Postpay? Io ho detto: sì, ho la Postpay. E lei: ma quella gialla? Gli ho detto: sì, ho quella gialla. Ah, ma non so se funziona con quella gialla. E gli ho detto: quella che uso per fare compere. E lei mi fa: ah sì, guarda, perché io faccio tante compere online, perché compro appartamenti, li arredo e poi li vendo. E lì mi dico: scusa, tu compri tanto online, non sai neanche che cos'è una PayPal. Vabbè, però ero attirata dai 100 euro e gli dico: ok, come funziona la cosa? E lei mi dice: sì, devi andare in posta, cioè devi andare proprio nello sportello è facile e io ti dico come si fa. Gli ho detto: ok, allora facciamo domani. E lei mi dice: va bene, mi dici l'ora che vai, o andiamo domani alle 3. E lei mi fa: ok, allora se vai domani alle 3 mi chiami su questo numero e io ti dico come fare. Va bene. Vado il giorno dopo alle 3, sempre in testa questo cappotto che dico: oh, allora l'ho venduto. Vado e chiamo, irraggiungibile, non mi risponde nessuno. Aspetto 3:10, 3:15 e dico: ma a quel paese, sto qui a perdere tempo, me ne vado a casa. Tanto se vede la chiamata, quando accenderà il telefono, vede la chiamata, mi chiamerà. Così è stato il tempo di arrivare a casa, 3:30, mi chiama: oh, scusa, guarda, stavo lavorando, quindi non ho potuto rispondere perché spengo col telefono e oggi sono impegnata, non riesco proprio, ti faccio chiamare da mia sorella, fate l'operazione con mia sorella. Gli ho detto: ma scusa, sono appena tornata a casa. Mi fa: no, dai, ti prego, lo voglio il cappotto, ti prego, anzi, ti pago anche il disturbo, 10 euro in più che ti pago il disturbo. Gli ho detto: sì, ma io devo ritornare là, sono 7 chilometri, devo riprendere la macchina, andare. No, ma ti prego, ti prego. Ok, vado. Metto giù, mi richiama subito la sorella e mi dice: guarda, mi chiami su questo numero quando sei arrivata. Vabbè, arrivo, sono davanti al bancomat. Gli dico: telefono, c'era la sorella e mi dice: allora guarda, inserisci la carta. Ok, inserito la carta. Mi dice: ma io continuo a dire: ma guarda che io non l'ho mai fatto questi pagamenti qui. Mi fa: ma non ti viene comoda fare una ricarica postpay? No, non posso, perché non siamo abilitate, devo fare questo. Abilitate per fare una ricarica postpay? Mi ha detto: basta che vai da un tabacchino, costa 2 euro dal tabacchino, 1 euro, la puoi fare là. No, preferisco farla così. Vabbè, ormai sono là, la facciamo. Per farvela breve, lei inserisce la carta, ok, sempre per telefono. Carta inserita, allora digiti ricariche, ok, ricariche, pagamenti, adesso ti esce il codice che io ti do e inserisci il codice, ok. Mi inserisce, esce il codice e c'è scritto numero carta.
E io le dico, scusa, mi esce il numero card? Fa sì, perché devi dare i codici che ti do io. Mi dà il codice 5333, un numero lunghissimo. Al che penso, ma che cacchio di codice è questo? Qua a me sembra un numero di una carta, non di un codice. Morale, finché facevo le operazioni, ho messo esegui, mi dà il numero del conto, non, mi dà il totale, perché lei mi dice ti dà il totale di quanto c'è. Dovrei avere, mi dice lei, 500 euro. Ok, metto il totale e vedo, guarda che qua non c'è 500 euro, c'è 5 euro. Ma mi fa, ma no, non è possibile, c'è 500 euro. E tu senti, a me dà 5 euro? No. E lei fa, ma non hai un'altra carta? Proviamo con un'altra carta. Sì, ho detto quella Evolution. Proviamo quella. Ok, provo quella. Stessa procedura, ricarica pagamenti, codice. Mettiamo di nuovo il numero di quel codice lungo così che io ho detto, ma che cazzo, ma questo, scusate per la parolaccia. Gli ho detto, ma scusa, scusa, ma questo a me sembra il numero di una carta, che codice è questo? Morale mi dà di nuovo il totale, euro 28. Gli ho detto, scusa, qua c'è 28 euro, no, non ce n'è 500. Ah no, allora non lo so, mi fa, ma non hai un'altra carta? No, anche se ce l'avevo, no. Gli ho detto, se vuoi il cappotto, sempre questo, guardate che bello che è, a 100 euro, è nuovo. Di lana, c'è anche cashmere. Gli ho detto, ma se vuoi il cappotto mi fai una ricarica. E lei, ah, guarda, non lo so, allora chiama mia sorella e mette giù. Ma se nella prima carta il saldo era 5 euro, ma 5 euro ce l'avevo io, il saldo della prima carta, nella seconda carta 28 euro, era sempre il mio saldo. Ma allora, il numero che ho messo, il codice che ho messo, che cos'era? Era il codice che non era un codice, ma il numero della sua carta. Quindi lei mi ha dato il numero della sua carta. Praticamente lei voleva far vedere che mi inviava i codici per pagare, invece se io facevo il pagamento ricaricavo la sua di carta, davo io a lei 100 euro. Allora, mi ha messo giù e... Quindi io non ho telefonato alla sorella, ma ho telefonato al numero verde. Gli ho spiegato tutta la situazione, tutta la cosa e gli dico, ma secondo me qua mi puzza di truffa. E lui mi fa, no, le puzza di truffa, è una truffa. Ma pensa te, è che per fortuna non avevo soldi perché in quel momento, no? Cioè, allora, io mi fido abbastanza di tutti, io sono quella che si fida e poi viene fregata, ok. Però se procedevo davvero al pagamento, bastava che dassi l'invio, se c'erano soldi, lei me li prendeva. Quindi non fidatevi mai di nessuno. Mi raccomando, non fidatevi mai di nessuno. Mi avevano clonato tempo fa la carta di credito, la Postpay Evolution era stata clonata online, quindi questi qua si sono fatti spese, ristoranti, mangiare per il gatto, massaggi, per circa 300 euro. Me ne sono accorta troppo tardi. Quando l'ho bloccata, poi vabbè, ne ho rifatto un'altra. Quindi nelle carte, queste carte qui, tengo pochi soldi, quindi è difficile che mi porti via dei soldi perché ne tengo pochi. Però tutto questo per dirvi, ragazzi, state all'occhio perché girano persone come queste che pensano, dicono loro faccio il pagamento, invece si fanno ricaricare la propria carta. Attenzione, attenzione. Grazie per aver guardato il video. Ciao e attenzione alle truffe. Ciao. Mua.